Cordia! Lo dici sempre! Ciao ragazzi! Ma quali sono le cose che più hanno segnato la vostra infanzia? Durante quegli anni ci hanno messo a dura prova, davanti a scelte difficili, a volte davanti a scelte che ci avrebbero condizionato l'esistenza, e ci hanno messo a dura prova i nostri neuroni ogni pomeriggio, data la grande varietà di cartoni che ti costringeva a rimanere attaccato al televisore per ore e ore, per poi diventare così. Chi non ricorda i cartoni del pomeriggio? Dragon Ball, Topo Gigio, che a me è sempre stato qua. I Cavalieri dello Zodiaco, Tasmania. Vabbè, basta. No, dai, no, basta. Okay, okay, so, stoppa, per favore, che sto. Sì, dai, tranquillo. Mi metti le canzoncine sotto e poi mi sento. Sì, ho capito. Capito? Okay, attanagliato al tempo, cioè. Stavo dicendo, infatti, Tasmania. Senti, io c'ho un programma. Se tu mi devi mettere la canzoncina sotto ogni volta, non ne veniamo a capo, capito, brutto imbecille? E allora io ti spengo la luce. Oh, crema, bastardo. Allora, parlavamo della nostra infanzia. Quel momento di spensieratezza dove nessun problema. Pronto! Sì, sto girando un video, quindi se per favore me lo fai girare. Sì, lo faccio. Sì, le ho messe le patate arrosto, le ho messe. Le patate arrosto, penso che imbecille. Va bene. Allora, parlavamo di infanzia, al momento di grande spensieratrice. Perché non mi viene la parola? Allora, parlavamo di infanzia, quel momento dove eravamo spensierati e dove non avevamo nessun problema. Che cosa succede adesso? Livio. Che vuoi? È andata via la luce. Ma va? Non me ne ero accorto, guarda, brutto imbecille. Guarda che ti faccio partire la sigla. No, ti prego, no! Bene, adesso che la luce è accesa ti posso mirare meglio, brutta testa di cacchio. Allora, stavamo parlando della nostra infanzia. Allora, brutti stromboli, stavamo parlando della nostra infanzia, sì. Allora, io vi volevo dire che la nostra infanzia è veramente... Stavamo parlando di infanzia, la nostra infanzia che è stata tanto spensierata e abbiamo giocato e ci siamo divertiti.